Buongiorno. Allora, io, innanzitutto, questo è tanto è un proponimento che io così formulo con sincerità, ma che poi tanto non sarò in grado di onorare, e quindi ve lo dico tanto perché per sottolineare la mia buona fede, vorrei essere breve. E a me non riesce mai granché essere breve, anche perché in generale quando uno si impadronisce il microfono tende a dire molte cose. È vero che un grande studioso ha detto una volta che il vero buon professore di storia è colui che riesce a farsi ascoltare attentamente da un uditorio parlando per 2 ore su un episodio semplicissimo, brevissimo e banalissimo. Io potrei prendere, non dico una novella e Boccaccio, ma basterebbe forse un rigo, e invece riesce al tempo stesso a raccontare la storia del mondo in 5 minuti. A me la prima cosa forse riuscirebbe, la seconda no, non ci provo nemmeno, però non esagererò nemmeno in lunghezza, anche perché purtroppo questi sono giorni un po' particolari, siamo un po' strattonati da tutte le parti. Io sono ormai in pensione alla SUM, che nel frattempo al mio istituto, all'Istituto Italiano di Scienze Umane, che nel frattempo è diventata una sezione della Scuola Normale Superiore di Pisa, al quale corpo docente ancora appartengo perché mi hanno ricooptato come professore a contratto, ma a contratto gratuito perché i tempi sono duri. E vabbè, insomma, vedo da me che i tempi sono duri, no, magari non per tutti, ma insomma per la stragrande maggioranza degli abitanti del mondo sì. E quindi, continuando a lavorare, esercito anche questa mia seconda attività, che è un po' quella del fare il freelance, dello scribacchiare un po' sui giornali, è una vecchia passionaccia giovanile che mi è restata dietro, e in questi giorni siamo tutti indaffarati, quindi non la mia prima professione di studioso, anzi quella viene molto sacrificata, ma la seconda è invadente, perché tra Benedetto XVI e il vostro concittadino, che ormai è diventato un politico, e che forse lo era anche prima, ma d'altra parte, restando un clown, perché è giusto, io non credo che Grillo si sia offeso quando l'uomo politico tedesco l'ha definito clown, perché i giullari, fra l'altro, sono molto importanti. Una volta facevano, suggerivano ai re cose che qualche volta si rivelavano anche sagge, quindi non c'è nulla di male essere un giullare, anzi ce ne fossero dei giullari, poi bisogna vedere come si fa il giullare, questo è un altro discorso. Ma comunque con tutte queste cose abbiamo veramente molto da fare in modo spiacevole, perché non riusciamo a raccogliere le idee, siamo costretti a fingere di aver capito cose su cui ne sappiamo quanto e forse anche meno degli altri, insomma. Bene sarebbe riuscire a staccare la spina, ma allora non si farebbe il proprio dovere per altri versi. Quindi fa piacere mettere, insomma, per un'ora o quello che sarà, non vi allarmate, non troppo di più, probabilmente non di meno, mettere un po' fra parentesi tutto il mondo, o mettersi fra parentesi rispetto al mondo, e parlare di Boccaccio orientalista. Allora, cosa vuol dire Boccaccio orientalista e cosa significa Boccaccio iniziatore dell'orientalismo? Beh, ecco, io credo che ci si debba intendere sui tempi, perché evidentemente tutti voi vi aspettate che io vi parli delle due novelle del Saladino, Saladino con Melchizedek e Saladino con Messer Torello. Vi aspettate e vi parli della storia di Alathiel, senza entrare in particolari che sono piuttosto hard, ma è comunque qualcosa sì. Vi aspettate e vi parli delle grandi novelle di mare, insomma, che riguardano l'Oriente e che sono anche ispirate a collezioni di fiabe orientali, Landolfo Rufolo, eccetera, degli echi che in Boccaccio ci sono, di grandi cicli
leggendari che vengono fuori dal mondo induistico buddista, le fiabe del Panchatantra, la stessa leggenda del Buddha riciclata come leggenda cristiana di Barlaam Josaphat, sulla quale è uscito recentemente per Einaudi un libro molto interessante di Silvia Ronchey e Paolo Cesaretti. Sono cose anche per certi versi risapute. Una chiacchierata espositiva su tutte queste cose sarebbe facile, divertente, riposante per tutti. Io non credo che le cose banali siano poi così disdicevoli, ecco, si possono fare tranquillamente. Anche perché richiamare queste cose è comunque sempre utile, sempre importante. Il Boccaccio ha questo pregio, forse tutti i libri ce l'hanno, ma il Decameron condivide per quanto mi riguarda, con la Bibbia o con le tragedie di Shakespeare o con Don Chisciotte, col Faust di Goethe. Ha questa caratteristica, che ripeto, forse è di tutti i libri, che a ogni rilettura si trova qualcosa di nuovo, qualcosa di importante, qualcosa che c'era sfuggito. E questo evidentemente non perché cambia il testo, ma perché cambiamo noi. O perché noi dedichiamo più attenzione a certe cose che prima non ci sembravano degne di attenzione, o perché affiniamo le nostre capacità, o perché guadagniamo nel sapere, ma perdiamo da altri punti di vista. È un perdere e un acquistare la storia del nostro sapere personale, anche forse collettivo, comunitario. Oggi è evidente che se si parla del Boccaccio iniziatore dell'orientalismo, che è un bel titolo per una conferenza, per un libro, evidentemente questo bel titolo suona differente da come avrebbe potuto suonare 150 o 30 o magari anche solo 20 o 10 anni fa. Se io avessi parlato in passato di Boccaccio come iniziatore dell'orientalismo, avrei avuto delle reazioni più o meno, forse composte, forse no, da parte di un uditorio che si sarebbe apprestato a sentire da me in quale modo Boccaccio è iniziatore di una moda che forse è intrinseca alla cultura occidentale, forse, se ne parlerà fra un attimo, o forse no, forse invece sboccia potentemente verso il 5, 6, 700, ma come tutte le cose, voi sapete il grosso problema che mette in difficoltà le discussioni tra fede e ragione nel mondo cristiano in genere e cattolico in particolare, nel dialogo fra la fede e la scienza, quando si parla dell'origine delle cose. Il cristianesimo in questo è rimasto rigorosamente biblico e ritiene che le origini possono stare anche in una creazione ex nihilo. La scienza, le scienze, a cominciare da quelle biologiche a quelle fisiche, hanno difficoltà, anzi recalcitrano dietro all'idea che qualche cosa possa nascere ex nihilo. Del resto ci recalcitrava, e come anche Aristotele, il quale parla dell'eternità del mondo e della materia. Ma parlando dell'eternità del mondo e della materia, Aristotele si trovava a suo agio. Il suo discepolo Averroè, che era un musulmano, si trovava un po' meno a suo agio, perché anche i musulmani sono, come gli ebrei e i cristiani, creazionisti. Tommaso d'Aquino, discepolo tanto di Averroè quanto di Aristotele, si trovava ancora meno a suo agio. E questo disagio è rimasto nelle discussioni di oggi, è il vero nucleo del problema, insomma, che poi personaggi come so io, la signora Hack o Di Freddi si possono divertire un po' a esagerare, a sottolineare questo fatto di incomunicabilità tra fede e ragione, ma il problema evidentemente sussiste. Nel mondo medievale questo problema non sussisteva. E non sussisteva semplicemente perché la scienza era evidentemente cristianizzata.
la scienza si è decristianizzata a partire grosso modo dal XVI secolo, questo fa parte del cosiddetto processo di secolarizzazione, per cui una società che dal livello religioso, morale per esempio, ha continuato in parte o in tutto a dirsi cristiana, però non si dice più cristiana dal punto di vista per esempio scientifico o giuridico o anche politico. Si può discutere su tutte queste cose, certamente dal punto di vista scientifico no, siamo tutti d'accordo, cattolici inclusi, che la scienza è un'altra cosa rispetto non solo alla fede ma anche alle strutture analitiche della fede, non solo la religione, che è il complesso, la religione è il complesso dei modi con cui la fede è storicamente vissuta. Non sono esattamente la stessa cosa, ma ovviamente vivendo la fede in modo diverso l'uomo moderno deve prendere atto di vivere in un mondo in cui la sua scienza, non quella degli altri, la sua scienza è in qualche modo in contraddizione o comunque distante dalla sua fede. È evidente che noi parliamo stasera, dobbiamo parlare di un tempo in cui tutto questo non c'era, perché questo appartiene allo strappo costituito dalla modernità, di cui bisogna prendere atto, a un momento rivoluzionario. Oggi noi siamo in una fase della nostra storia in cui i momenti rivoluzionari sono un pochino più al centro della nostra attenzione, perché ci viene il dubbio che anche questo probabilmente potrebbe essere un momento rivoluzionario. Poi rivoluzionario in che senso? C'è bisogno che tutte le volte si pronuncia la parola rivoluzione, cioè di immaginarsi la ghigliottina oppure l'assalto al palazzo d'inverno, ma certamente ecco, un giorno, un momento in cui manchiamo di governo, stiamo per mancare anche di Presidente della Repubblica o per cambiare Presidente della Repubblica, manchiamo del pontefice eccetera, insomma ci sentiamo in mezzo a un guado e quindi allora capiamo meglio i momenti di strappo che ci sono stati nella storia, ma che ordinariamente noi tendiamo a negare o a minimizzare. Quindi ecco che quando io parlo dell'orientalismo bisogna tenere presente che questa parola ha un significato che semanticamente cambia nel tempo. Che cos'è l'orientalismo? Orientalismo è un ismo intanto, e quindi è una parola a contenuto che indica in qualche modo una cosa che somiglia pericolosamente a una ideologia. Uno studioso americano, ma d'origine palestinese, recentemente scomparso, purtroppo immaturamente scomparso, che era Said, ha scritto un bellissimo libro intitolato proprio L'Orientalismo, che è diventato un best seller di una quarto di secolo circa fa, ma ancora oggi, Said è purtroppo morto, ma ancora oggi continua a circolare, a essere un classico in materia. Ovviamente è stato naturalmente contestato. Per Said l'orientalismo, che è il fenomeno riassumibile in una formula anche abbastanza semplice, l'atteggiamento di interesse, di fascinazione, ma anche ricco evidentemente di pregiudizi positivi o negativi, con cui coloro che sono obiettivamente o che comunque si sentono occidentali guardano all'Oriente in un certo verso come al loro contrario, come una specie di specchio rovesciato, e per altri versi come a qualche cosa che appartiene loro, in quanto in questo Oriente essi in qualche modo si sentono profondamente radicati, sentono che le loro radici sono in Oriente. Evidentemente noi parliamo di un Oriente e di un Occidente che solo fino a un certo punto sono punti cardinali geografici. Certamente sono anche questo, però bisogna tenere presente che mentre il polo sud e il polo nord, non a caso si chiamano poli, sono suscettibili di un discorso esegetico assoluto, il polo nord è quella cosa più a nord della quale nel pianeta Terra, nel globo terraqueo, non c'è nulla.
nulla può essere più settentrionale del Polo Nord. Poi si discute polo geografico effettivo, polo magnetico, eccetera, e qui si ricomincia a ridiscutere. Ma siamo tutti d'accordo che più a nord del Polo Nord non c'è nulla, o più a sud del Polo Sud non c'è nulla. L'ovest e l'est sono qualcosa di più soggettivo e di soggetto evidentemente ai sentimenti storici diffusi e anche alle opinioni. Per quale ragione un australiano deve pensare al Giappone come all'Oriente, dal momento che lui, geograficamente parlando, è più ad Oriente che non il Giappone? C'è un aneddoto molto simpatico. All'indomani della, che si racconta sempre in questi casi, quindi lo racconto anch'io. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, come sapete, il Giappone è distrutto, è in ginocchio ed è nelle mani quasi fisicamente dei vincitori, che sono quasi esclusivamente americani. Non è che gli alleati degli americani nella Seconda Guerra Mondiale si vedessero in Giappone, insomma. E il plenipotenziario americano in quel momento è il generale MacArthur, che arriva in Giappone con un proposito molto preciso, che del resto non era privo di radici nella storia giapponese stessa, perché la storia giapponese è segnata da un grande mutamento voluto da un imperatore a metà dell'Ottocento, quando è iniziata l'epoca che in giapponese si chiama l'epoca Meiji, l'epoca dello splendore in qualche modo, quando un imperatore giapponese ha deciso che il Giappone avrebbe dovuto occidentalizzare il suo modo di vivere in modo da poter reggere la competizione col mondo occidentale, con l'Europa e anche naturalmente con gli Stati Uniti, con cui c'è sempre stato un legame molto forte. Da allora i giapponesi si sono occidentalizzati, ma non del tutto, nella vita civile, nella vita pubblica, nei modi di vivere comunitari, eccetera, mantenendo le loro tradizioni a livello intimo, nel loro segreto, nelle loro case, nei loro usi religiosi o funebri o cose del genere. Tutto questo ha creato una società anche profondamente schizofrenica. Una grande sociologa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, fu utilizzata dai servizi americani per spiegare agli americani cosa stava succedendo in Giappone, era Ruth Benedict, e scrisse un libro intitolato, mi pare, Il crisantemo e la spada o roba di questo genere, o Il ventaglio e la spada, non ricordo bene perché il titolo italiano non è proprio una traduzione corretta di quello americano, che fu immediatamente battezzato, perché originariamente era un rapporto che lei fece ai servizi segreti americani, che poi venne anche pubblicato, molto riveduto e corretto, evidentemente purificato delle notizie che non dovevano circolare, e che fu ribattezzato familiarmente But Also, ma anche, perché Ruth Benedict, scrivendo questo libro, fu costretta a una serie infinita di ma anche. Il Giappone è questo, ma è anche quest'altro. Gli usi giapponesi sono così, ma sono anche altri usi, eccetera. È l'espressione di una dicotomia, di un disagio, di una tensione profonda. Questo è uno degli aspetti dell'orientalismo che più colpiscono, insieme alla difficoltà di definirlo, perché è molto difficoltoso di dire che cosa sono l'Oriente e l'Occidente e che cosa possano essere obiettivamente. Bisogna quindi sempre storicizzare profondamente queste due categorie se vogliamo avviare un discorso serio, preciso. Come dicevo, appunto, riprendo e termino la narrazione dell'evento, dell'aneddoto, il generale MacArthur aveva a che fare con questo mondo ed era convinto di
dover portare a compimento l'opera avviata un secolo prima da questo illuminato imperatore giapponese che aveva deciso di occidentalizzare il Giappone. Come completarla? Ecco qui l'idea del generale MacArthur entrava in conflitto con l'idea dell'imperatore giapponese, perché si trattava di occidentalizzare completamente il Giappone, non solo nei suoi usi esterni, eccetera, ma anche nella sua mentalità profonda, che invece l'imperatore aveva voluto difendere e tutelare a costo anche di mettere il suo popolo sull'orlo di una sorta di schizofrenia continua. MacArthur era convinto che il Giappone dovesse essere totalmente occidentalizzato e diventare un paese pienamente occidentale. Siccome non conosceva il Giappone, non parlava giapponese e non conosceva anche le bellezze del Giappone, gli affidarono un dignitario della corte imperiale che lo doveva portare in giro per il paese in automobile e gli doveva far vedere le bellezze del paese, i monumenti, la natura, quello che era rimasto in piedi dopo il 45, che non era poi moltissimo, ma era abbastanza. E questo povero funzionario giapponese per tutto il lungo viaggio fu obbligato a sentire il generale MacArthur, che era un personaggio simpatico ma piuttosto invadente, il quale chiedeva informazioni sugli usi, sui costumi, sui documenti, sui monumenti, sugli usi religiosi, sulla cucina, sull'eros e quant'altro, e a ogni spiegazione del dignitario rispondeva: ah beh sì, ma noi in Occidente facciamo in un'altra maniera, ma voi in questo dovete correggervi perché l'Occidente pensa diversamente. Alla fine questo qui non ne poteva sinceramente più, però era pur sempre un giapponese, quindi era molto educato, e allora a un certo punto chiese educatamente: ma signor generale, a suo avviso c'è qualcosa a Occidente degli Stati Uniti d'America? General MacArthur ci pensa un attimo e risponde: no, evidentemente all'Occidente degli Stati Uniti d'America non mi pare che ci sia nulla. Il problema è giocato tra la geografia e la cultura, no? General MacArthur allude evidentemente alla cultura e risponde: no, non c'è nulla all'Occidente degli Stati Uniti d'America. A che la risposta del dignitario, il quale gioca sull'equivoco geografico, è: signor generale, a Occidente degli Stati Uniti d'America c'è il Giappone. Il che acquista anche il valore di un certo programma o di una constatazione, cioè potrebbe anche voler dire: attenzione, perché noi stiamo diventando più occidentali di voi culturalmente, al di là del giochetto determinato dal fatto che la Terra è rotonda e quindi onestamente a Occidente dell'America c'è appunto il Giappone. E questo che vuol dire? Che i termini Occidente e Oriente sono impossibili a cogliersi, sono impossibili a definirsi? No, a patto forse di darne una spiegazione storica. La spiegazione storica non è facile, e siccome io voglio parlare di Boccaccio cercherò di abbreviare al massimo queste due o tre riflessioni che però devo fare. La storia comincia molto presto. I popoli che stanno a occidente del blocco continentale, che noi ordinariamente chiamiamo il vecchio mondo, cioè il mondo euro-asio-africano, che ha un cuore, e questo cuore è il Mediterraneo, dove i tre continenti in qualche modo convergono, questi popoli hanno senza dubbio al loro occidente una realtà socio-storico-culturale fragile. Ci sono le leggende sulle isole felici dell'Oceano Atlantico, ci sono le culture dell'estremo occidente europeo, quelle che poi storicamente saranno soprattutto le culture celtiche, che hanno esercitato anche nella storia della nostra Europa un grande ruolo. Tuttavia, evidentemente, l'Occidente è qualche cosa
di conchiuso che anche quando non si conosce bene gli europei anche, e beh, un po' meno gli arabi, ma almeno gli europei hanno continuato per molti secoli a non conoscere quasi nulla, per esempio, dell'Africa occidentale. L'Africa occidentale è stato un continente quasi sconosciuto che si è rivelato soprattutto mano a mano che nel XV secolo i portoghesi facevano le loro scoperte navigando verso sud per cercare la strada per andare percorrendo il continente africano che loro credevano molto meno esteso in latitudine di quanto in realtà non sia, aggirando il continente africano, cercando di doppiarlo, e sapete che ci riuscirono solo nel 1498, 6 anni dopo la scoperta del Nuovo Mondo dell'America, e andare navigando sempre a oriente verso oriente. Buscar è l'oriente, para è l'oriente, la formula inversa a quella tentata da Cristoforo Colombo, ma considerata per lunghi, lunghi secoli l'unica forma possibile, perché a Occidente non si poteva navigare, si sapeva bene che navigando in teoria in linea retta da Oriente, da Occidente verso Occidente saremmo arrivati all'Oriente, perché è dal tempo di Aristotele e di Tolomeo che si sa bene che la Terra è rotonda. Uno dei misteri che io non ho mai capito è come abbia fatto ad avere tanto successo non solo nelle platee, e quello fino a quel lì lo capisco perché so bene fin dove arriva l'ignoranza delle società civili costituite, ma anche nelle scuole, questo mi rende un po' difficile da inghiottirlo. Il film di qualche anno fa su Cristoforo Colombo, ne parlo perché siamo a Genova, quello interpretato dal cittadino russo, cioè dall'oggi cittadino russo Gérard Depardieu, e il quale va tranquillamente a Salamanca e spiega ai professori universitari di Salamanca, tutti in abito domenicano come ci si immagina che fosse, non era nemmeno vero, ma la Santa Inquisizione ci si immagina sempre domenicana, e non è vero nemmeno quello, sì, Tomás de Torquemada era domenicano, questo è vero, quindi davanti ai dotti di Salamanca tutti in abito domenicano, domenicani, quindi tomisti, quindi aristotelici, Cristoforo Colombo spiega adottamente che la Terra è rotonda e loro si indignano, la Terra è piatta. Ora, come si faccia a credere che nel 400 si pensava che la Terra era piatta da parte di gente che nella scuola dell'obbligo ha fatto tutta distrattamente un po' di Divina Commedia, un po' di Dante Alighieri? Questo per me resta un mistero insondabile. Io mi sono trovato a una penosa proiezione in un grande liceo di Firenze, dibattito quando ci fu l'anno colombiano nel 92, su questo film, che è un film che mi pare abbia qualche anno ormai, c'era già 20 anni fa e purtroppo circola ancora nelle scuole, e alla fine dovetti dire apriamo il dibattito, Colombo qui, Colombo là, l'Inquisizione qui, l'Inquisizione là, la Chiesa qui, la Chiesa là. Dice, lei che ne pensa? E io dissi, ma io penso che è un film che non sta in piedi per questi motivi, che voi conoscete bene perché avete fatto Dante, quindi lo sapete che al tempo di Dante si era convinti che la Terra fosse rotonda, gelo, dopodiché poi esplosione, risate, grida, urla, pianti di un paio di colleghe, ma le quali si accusavano di aver fatto circolare questo film. Sono incidenti di caccia, sono incidenti di percorso, però in realtà se si parla di Oriente, di Occidente e quindi di questa sorta di malattia, se è una malattia dell'Occidente che è l'orientalismo, bisogna condurre il discorso veramente a più livelli, quantomeno a un livello storico e a un livello antropologico. A livello antropologico bisogna dire questo: esiste una civiltà occidentale?
oppure quello che noi chiamiamo Occidente, allora bisognerebbe aggiungere Occidente moderno, è solo il risultato di una grande rivoluzione che c'è stata, che è quella delle scoperte e delle invenzioni 4-500esche, che hanno veramente rivoluzionato un modo di vivere, di essere, hanno portato alla ribalta un uomo di tipo nuovo, che continuava magari a essere cristiano, che era l'europeo occidentale, che continuava senza dubbio a essere cristiano, ma che aveva isolato sempre più il cristianesimo nella storia della fede, mentre scientificamente, tecnologicamente, economicamente stava diventando qualcos'altro. Un uomo che è stato protagonista di una grande rivoluzione antropocentrica. Il mondo medievale come il mondo antico non sono mondi antropocentrici, sono piuttosto mondi teocentrici, dove al centro di tutto c'è la divinità e dove attraverso la divinità si spiega anche l'ordine del mondo e quindi si spiega la scienza. Con lo strappo moderno l'uomo diventa misura di tutte le cose, non si nega a Dio, qualcuno l'ha negato, qualcun altro come Immanuel Kant ha detto semplicemente che le 5 prove di San Tommaso sull'esistenza di Dio non sono probanti, che però lui Kant non era in grado di dare le prove della non esistenza di Dio, e allora bisognava decidersi, e se scientificamente è non probabile, nel senso che non è oggetto di prove scientifiche che Dio esista, ma non si può nemmeno provare il contrario, cosa si fa? Nel frattempo bisogna continuare a vivere, e allora si vive etsi deus non daretur, cioè come se Dio non ci fosse. Si sarebbe potuto vivere nell'altro modo, ma si sarebbe ricaduti in una società teologica e teocentrica dalla quale si deve liberare le forze individuali, e quindi dietro a tutto questo viene il primato dell'economico, viene il primato del tecnologico, viene la volontà di potenza, il bisogno di conquistare sempre di più per avere sempre più forza lavoro, per avere sempre più materie prime, si rovescia il rapporto tra la produzione e il consumo, si smette di produrre per consumare e si comincia a consumare per poter produrre sempre di più. Si spostano i limiti geografici, perché questo è il paradosso. Il mondo antico medievale è una palla del tutto conchiusa, quindi in teoria si sa che è limitata, però non la si conosce. A Occidente sì, c'è l'oceano e oltre l'oceano non si va, ma a Oriente non si sa dove finisce. Dove finisce l'ecumene, dove finisce la terra abitata, non ci si è arrivati. Ci si è arrivati soltanto all'alba della modernità e imperfettamente. E allora l'assurdo, il paradosso, è che si è in un mondo perfettamente conchiuso su se stesso, del quale però in realtà si conosce soltanto una piccola parte. Poi si rovesciano i rapporti. Si stabilisce che il mondo di per se stesso è enorme, è grandissimo, fa spavento perché lo si percorre con le navi a vela e ci vogliono mesi e mesi e spesso non si ritorna nemmeno, ma nello stesso tempo si ha la sensazione di poterlo possedere scientificamente, in maniera sensibile, misurare. Ed è questo il paradosso, si passa da un mondo chiuso, conosciuto in teoria ma non in pratica, a un mondo aperto che in pratica è largamente inesplorato, ma del quale pur tuttavia si conoscono i limiti, ma questi limiti non si vogliono accettare, perché il principio dell'invenzione, il principio della scoperta, uniti, fanno sì che si pensi che l'uomo abbia un destino di illimitato progresso, la caduta del senso del limite. L'antropocentrismo, il primato della tecnologia, i fondamentali della cosiddetta modernità solida, cioè la modernità sicura di se stessa, quella che ora pare si stia frammentando in questi anni,
e quindi sono gli elementi che sono stati i protagonisti di questo lungo periodo, durato 500 anni, che insomma non sono pochi, in cui il mondo occidentale, quindi principalmente l'Europa occidentale, l'Europa che un tempo era ordinata e gestita dall'autorità della Chiesa romana, da cui poi si sono in parte liberati gli europei occidentali, creandosi le loro chiese riformate, e che era diversa dal mondo gestito dall'autorità bizantina, dalla chiesa greca, dalla chiesa ortodossa, dove poi era arrivato anche l'Islam, eccetera. Questo mondo euro-occidentale che ha cercato di crearsi degli antenati nobili, appropriandosi totalmente della cultura greca, della cultura latina, fingendo di non essersi accorto che la cultura greca e la cultura latina a loro volta avevano anche radici che non erano soltanto occidentali, è il mondo che poi si è proclamato occidente. E allora, arrivati a questo punto, la domanda è la seguente: si può quindi dire che l'Occidente coincida con la modernità? Si potrebbe parlare di una modernità, di un Occidente moderno, di una modernità occidentale, o meglio ancora, di un Occidente linetta modernità? Fino a un certo punto. Perché i termini, le parole, hanno una loro forza al di là delle cose. E la difficoltà, la fatica di Sisifo, degli storici, degli antropologi, è proprio quella di far coincidere le parole con le cose, perché le parole e le cose non coincidono mai del tutto. Hanno storie diverse che tendono a divergere. Una parola va continuamente riassestata sul suo significato attuale, che è diverso dal precedente. Ma guardate, si comincia da parole semplicissime. Pensate alla parola rivoluzione, no? Che in astronomia vuol dire il ritorno al punto di partenza del corso di un astro, mentre invece nella storia, soprattutto dalla gloriosa rivoluzione inglese, dico gloriosa rivoluzione perché nella cultura inglese si chiama così, la Glorious Revolution di Guglielmo d'Orange del 1683 circa, rivoluzione per noi significa tutt'altra cosa, significa cambiamento totale, non ritorno al punto di partenza, anzi, ci mancherebbe. Come è avvenuto questo mutamento semantico? Forse con l'Occidente e l'Oriente anche questo ha qualche cosa a che fare, ma limitandosi all'Occidente e all'Oriente. Nella cultura latina, forse bisogna cominciare da lì, succede qualcosa al tempo di Cesare. Era già emerso al tempo di Mario e di Silla. Man mano che il mondo di Roma diventa un mondo sempre più centrale di una grande conquista che si espande, e evidentemente espandendosi trova immediatamente un limite naturale a Occidente, mentre ad Oriente si incontra con qualcosa di illimitato, qualcosa di enorme, qualcosa di immenso, in gran parte sconosciuto non solo, ma largamente ricco di civiltà precedenti. La Roma di Mario e di Silla, e poi ancora di più di Cesare e di Pompeo, e ancora di più poi, anzi, eccoci al punto, di Ottaviano e d'Antonio, vedremo fra un attimo perché, si trova davanti a dover confrontarsi con culture antiche che in gran parte sono ancora superstiti, che sono culture tutte al suo est, al suo oriente, quella greca evidentemente, ma anche quella egizia, quella assiro, babilonese, persiana, e più in là si sa che c'è l'India, anche se non si capisce bene che cos'è, e più in là ancora ci sono i Seres, c'è la Cina. Non se ne sa quasi nulla, però a Roma arrivano le sete, arrivano i bronzi lavorati, arriva la porcellana. Si sa che esiste qualche cosa e si sa che già
il grande modello della Roma che sta diventando la Roma imperiale, Alessandro, ha sfiorato queste culture. Ogni tanto arriva anche qualche cosa, arriva qualche messaggio per interposta carovana, per così dire. E qui siamo davanti a uno dei nostri grandi problemi, a uno dei nostri grandi segreti a livello macrostorico. Perché l'impero cinese? Adesso che la Cina va di moda, ogni tanto viene fuori che sì, una volta è arrivato un ambasciatore a Roma, un'altra volta è arrivato nella Firenze del 400, non è nemmeno certo che sia veramente così e via discorrendo. Però, globalmente, perché la nostra cultura ha sempre così teso ad arrivare sempre più a est? E anche sempre più a ovest, tentativi ce ne sono stati, ma lì c'era il mare immenso, il mare oscuro, il mare avvelenato. I romani ci pensavano, i celti ci pensavano alla possibilità di andare a ovest, e a ovest c'erano delle leggende. Le leggende forse corrispondevano anche a dati storici effettivi, ma più di tanto non si poteva andare, a oriente no. A oriente era solo una questione di navigazione, solo una questione di cammino nel deserto, di strade, di carovaniere, la via della seta, i chilometri, o meglio le miglia che si può fare per ogni giorno a dorso di cammello e così via. Ma perché il nostro desiderio di conoscere era tanto forte e non trovava un riscontro nelle altre culture? Appunto che poi noi, parlando di queste cose da occidentali, che ritengono che la curiosità per l'altro sia una cosa del tutto naturale, questa mancanza di curiosità per l'altro l'abbiamo immediatamente ritenuta un fattore di inferiorità, cosa che come tale sarebbe tutta da dimostrare. L'impero romano ha curiosità per l'impero cinese, del quale non conosce nemmeno bene la parola seres, che indica cinese, una parola molto discussa e discutibile, però c'è questa tensione. Il mondo cinese no. Il mondo cinese è l'impero del centro, tutto quello che c'è intorno al centro è tanto meno civile, tanto più barbaro quanto dal centro ci si allontana. Non è interessante. Il mondo musulmano ha largamente ereditato, non posso dire ereditato perché non l'ha preso da lì, ma ha largamente assunto un atteggiamento simile. Tutto quello che sta lontano dal centro dell'Islam, il quale Islam nasce nella penisola arabica e poi si allarga progressivamente fino ad arrivare al Maghreb, fino ad arrivare all'Indonesia, tutto quello che c'è fuori dall'Islam non è poi così interessante. Ecco anche la frustrazione dell'Islam che progressivamente fra 5 e 700 scopre l'Occidente, si accorge l'Occidente ha una forza che non si aspettava. E poi naturalmente questo Occidente a sua volta lo invade, lo egemonizza e crea quel contraccolpo che oggi noi vediamo, soprattutto muoversi nei movimenti a carattere fondamentalista, che rivendicano la purezza dell'Islam originario. Il fatto è che esiste forse, fino dall'età romana, una caratteristica del mondo occidentale che fa sì che sia legittimo vedere il nucleo primario dell'Occidente proprio nella Roma repubblicana, la quale guarda Oriente con interesse, con fascino. Circolano per esempio a Roma le fiabe egiziane, i romanzi egiziani. Gli egiziani scrivevano dei racconti lunghi, Boccaccio ha qualche cosa a che vedere, anche se i racconti egiziani non li conosceva, ma i racconti egiziani erano entrati nel mondo greco, avevano costituito dopo Alessandro Magno quella sintesi greco-orientale che noi ordinariamente chiamiamo alessandrinismo o ellenismo. E il romanzo ellenistico è spesso un romanzo di argomento orientale,
di argomento egiziano, di argomento persiano, di argomento assiro-babilonese, anche se questi mondi non si conoscevano nemmeno troppo bene. Il mondo persiano, per quello che si conosceva, era addirittura un mondo nemico, era il rovescio di Roma, il regime notturno dell'immagine. Roma è solare, la Persia è notturna, Roma è per la ragione, la Persia è per la magia, e via discorrendo. E allora si rilegge così, ci leggono così i persiani di Eschilo, che sono un manifesto della cultura occidentale. Però ecco la verità, ecco il paradosso e nello stesso tempo l'apocalisse, nel senso è proprio la rivelazione. Andatevele a rileggere i persiani di Eschilo. I persiani di Eschilo sono il tentativo da parte di un greco, che però è greco, sì, ma è un greco che viene dalle città ioniche, che erano soggette al gran re, è un greco in qualche modo suddito dell'imperatore di Persia, il quale cerca da greco di entrare nella psicologia persiana e presenta da greco quello che è l'anima del mondo persiano e presta ai persiani l'idea che hanno i greci dei persiani, i greci del tempo di Eschilo, i greci del tempo di Omero. Questa idea, questa contrapposizione fra Oriente e Occidente non ce l'avevano, non ci pensavano nemmeno. Quando si evoca lo spettro del gran re Dario, che deve spiegare a Serse come è stato possibile che il più grande esercito del mondo sia stato annientato da quattro pecorai, da quattro marinai improvvisati, e a un certo punto si crea la dicotomia delle forme culturali e si dice: ma chi vincerà? Vincerà la forza ferma dell'Oplita, pesantemente armato, a piedi, che regge immobile la carica, le ondate della cavalleria persiana, oppure vincerà la freccia che corre rapida, la spada dell'Occidente contro la freccia dell'Oriente, la fanteria dell'Occidente contro la cavalleria dell'Oriente. E sapete che queste categorie sono profondamente mobili. Poi succederà quello che succede, anche in termini proprio militari, e la cavalleria, per esempio, diventerà una delle grandi glorie dell'Occidente, sì, ma viene dal mondo barbarico, viene da una acculturazione profonda, durata secoli, e mantiene ancora le sue scaturigini persiane, sarmatiche, scitiche. Nel 31, con la battaglia di Azio, si conclude il rapporto complesso tra Ottaviano e Antonio. Ma Ottaviano e Antonio, quando hanno cercato di evitare tutti e due lo scontro che sentivano sempre più inevitabile, si sono cominciati a dividere quello che era l'area in cui la Respubblica Romanorum manteneva il suo diritto di comando, che in latino si dice imperium. L'area dell'imperium viene divisa in una pars occidentis e una pars orientis, più o meno con una linea che grosso modo dalla attuale Dalmazia-Croazia taglia il Mediterraneo sfiorando il Tallone, la Puglia, eccetera, e finisce nella Sirte. In maniera che, per parlare in termini di Sirte, quindi di Libia attuale, la Tripolitania resta a ovest e la Cirenaica, invece, che è parte dell'Egitto, sentita come parte dell'Egitto, Cirene è una grande città egiziana, resta a est. È allora che compaiono chiaramente nel mondo romano due delimitazioni, Oriente e Occidente, che sono delimitazioni geografiche, delimitazioni amministrative, delimitazioni politiche, ma che diventano sempre più delimitazioni anche socioculturali. Quella linea viene ripresa nel IV secolo d.C., alla fine del IV secolo d.C., quando Teodosio divide nuovamente l'impero, una pars occidentis e una pars orientis. Chi studia queste cose, arrivato alla fine dell'XI secolo,
ha un sobbalzo perché spera di essere praticamente arrivato a cogliere il nucleo profondo di tutto questo. Quando legge un cronista della prima crociata, Fulcherio di Chartres, che fa una bella dichiarazione, lui è uno che è andato alla crociata, cioè è andato seguendo il conte di Blois, che era suo superiore feudale, lui fa il chierico, è un prete che scrive, un prete secolare, che fa una bella cronaca e che alla fine decide di restare in Palestina, perché ci si trova bene, lui non ha nulla da perdere, non ha bisogno di tornare in Occidente, si mette d'accordo con i suoi superiori ecclesiastici e si radica in Occidente, dove c'è bisogno di coloni, perché i crociati sono come Israele moderna, hanno bisogno di gente perché sono circondati da popolazioni ostili, e allora arrivano i coloni da Occidente, e molti che hanno fatto la prima crociata poi sono rimasti lì. E Fulcherio scrive una bellissima pagina, molto nota, la studiò anni fa anche molto bene Geo Pistarino, che dice: noi che eravamo occidentali ora siamo diventati orientali, qui abbiamo trovato un sacco di cose, da noi c'erano foreste, c'erano brughiere, qui ci sono giardini, ci sono frutti, alberi coltivati, acque, eccetera, si sta benissimo, la gente è estremamente più colta di noi, più civile di noi, più pulita di noi. Noi abbiamo trovato veramente il nostro Oriente, nel senso il luogo della Bibbia da cui nasce il sole, da cui viene fuori il mondo, perché il paradiso terrestre è a Oriente, perché il Cristo è nato a Oriente. E perché dovremmo tornare all'Occidente, noi ora siamo diventati orientali? E allora il lettore, subissato da questi continui Oriente, Occidente, Orientale, Occidentale, eccetera, crede di essere arrivato a cogliere il problema, e invece non tanto, era un problema che gli sfugge di nuovo, perché quando lui parla di Oriente e d'Occidente non allude all'Oriente e all'Occidente di cui avrebbe potuto parlare Voltaire, o avrebbe potuto parlare Delacroix, quando faceva i suoi quadri orientalisti, o avrebbe potuto parlare Victor Hugo quando scriveva Les Orientales. Non ci pensa nemmeno, lui sta parlando semplicemente di Oriente e di Occidente, riferendosi ancora ai confini dell'Impero Romano, perché il mondo medievale non ha colto lo strappo fra l'Impero Romano, la fine dell'Impero Romano d'Occidente e l'avvio di una cultura nuova. Dante era in buona fede quando sosteneva che Barbarossa era erede, anche se non discendente, di Augusto e di Traiano, e così ragiona il mondo almeno fino al 400. Poi nel 400 si scopre che c'è lo strappo, Lorenzo Valla, la nascita della filologia, e ci si accorge che il mondo antico è morto e che se si vuole tornare a quella perfezione bisogna ricostruirla, e che l'unica via per ricostruirla è la filologia, e questa è la chiave per la ricostruzione dell'antico nel mondo moderno. Ma l'antico greco e romano che viene nel Rinascimento lo sappiamo tutti, per quanti sforzi si facesse. Poi si è riprovato all'inizio dell'Ottocento col neoclassico, non è l'antico originale, è un'altra cosa. Il dramma dell'Occidente moderno è che nasce dalla volontà di riprodurre l'antico, ma sa benissimo che l'antico non è irriproducibile di per sé stesso, e allora bisogna ricostruirlo attraverso una coscienza che è appunto la coscienza che ci porta lontano da questo specchio che è il mondo orientale. Da allora comincia l'orientalismo vero e proprio, che è anche fascino, è moda, sono le chinoiserie di Federico II di Svevia, oppure della Reggia di Voltaire, sono i racconti in cui Voltaire parla di un mondo arabo, di un mondo turco, Zadig per esempio, che è un mondo in parte immaginario ma in parte ricostruito alla luce di gente che questo mondo lo conosceva, che l'aveva abitato, che ci aveva lavorato per tempo. È il mondo del Ratto al Serraglio di Mozart, che non è evidentemente il vero mondo turco, ma è il mondo turco come si poteva immaginare gli occidentali. E allora la domanda,
a questo punto legittima, e voi chiedete, allora comincio a parlare di Boccaccio? Sì, a questo punto comincio a parlare di Boccaccio. La domanda legittima è: da dove nasce questo orientalismo moderno che è una parte integrale dell'Occidente? Perché noi abbiamo questa croce e questa delizia, questo vantaggio e questo svantaggio, questo grande punto di forza, questa immensa fregatura, che non possiamo fare a meno degli altri, non possiamo fare a meno di confrontarsi con l'altro. Non a caso la cultura che noi chiamiamo occidentale è proprio antropologicamente, e questo fa parte della rivoluzione costituita dall'Occidente moderno, la cultura occidentale per sua natura è una cultura che non può porsi al centro del mondo, perché fin dall'origine sceglie di stare da una parte. La coscienza di essere occidentali significa ammettere che esiste un Oriente, che è il nostro specchio magico. Può essere complementare o può essere opposto a noi. Possiamo parlare di incontro e possiamo parlare di scontro di culture. Possiamo sottolineare questo, quello che ci unisce agli orientali, e possiamo sottolineare quello che ci divide. In un passato molto recente, anche politicamente, abbiamo fatto questo, quando andava di moda discutere il libro di Huntington sullo scontro di culture, le due torri, il fondamentalismo. Ormai sono cose passate un pochino di moda, potrebbero tornare, non lo sappiamo. Però il problema è che i non occidentali, in quanto non occidentali, dubbi di questo genere non ne hanno mai avuti, perché antropologicamente parlando, io sono cattolico e quindi credo che esista una natura umana. La natura umana tende a pensare i prodotti di se stessa come centrali, e quindi tutte le culture che si sono succedute nel mondo, anche quelle dei più sperduti villaggi amerindi degli indiani d'America oppure africani, hanno sempre creduto di essere al centro del mondo. Un grande antropologo africanista americano, Marcel Giol, che lavorava sull'alpista aperta da un grande africanista tedesco che era il Frobenius, hanno dimostrato come in certi villaggi del centro Africa, che hanno il loro idioma, che condividono fra loro poche migliaia di persone, e che è lontanissimo dall'idioma del villaggio vicino, che è del tutto diverso, e si fanno la guerra fra loro, e quando la vincono mangiano l'avversario, mangiano il nemico, roba che facevano nell'Ottocento, ora non lo fanno più, ma anche se ora quanto a guerra fanno di peggio, perché fanno le guerre tribali, ma le fanno con le tecnologie moderne, e il mixing è veramente infame, però non si mangiano più, anche se qualche episodio di cannibalismo ogni tanto succede, che cannibalismo è rituale, non è alimentare. Bene, questi piccoli villaggi si consideravano il resto del mondo. Cosa c'è fuori? Nulla, non ci sono gli uomini fuori, ci sono altre cose. Allora chiede l'esploratore antropologo: io non sono un uomo? E l'africano intervistato risponde: no, certo che tu non sei un uomo, però nemmeno il mio vicino dell'altro villaggio è un uomo, siete altra cosa, no? Non siete nati nel mondo degli uomini, siete nati altrove. Eh beh, insomma, sapete, insomma, prima c'è voluta l'universalizzazione dei profeti ebrei, fatta da parte di Gesù, o anche dell'ebraismo rabbinico, per stabilire che la terra è abitata da una sola natura, che è quella che detiene il genere umano, e che per stabilire che gli altri non sono umani bisogna fare un altro tipo di discorsi, che non sia il discorso storico-culturale, no? E come sapete, quest'idea che non tutti quelli che appaiono come uomini siano uomini veri, ma insomma ci ha costeggiato a lungo. Se la seconda guerra mondiale fosse andata altrimenti, probabilmente oggi, dopo 70 anni di una cultura andata in un'altra direzione, noi continueremmo a parlare di scienza, avremmo senza dubbio un grande progresso scientifico e tecnologico, e parleremmo tranquillamente di false umanità, perché ci sono al mondo degli
esseri che sembrano uomini, hanno più o meno, stanno più o meno dritti su due, sulle due zampe posteriori, eccetera, ma che uomini non sono. Non, purtroppo bisogna porsi questo problema. La storia deve, bisogna farla con i se e con i ma. Bisogna capire il peso di quello che è accaduto, l'importanza di quello che è accaduto, proprio riflettendo su tutto quello che avrebbe potuto accadere a 360 gradi. Ed è un'operazione piuttosto pesante, piuttosto difficile, qualche volta anche un po' terrificante. Quindi si arriva a un punto nella nostra storia in cui l'Occidente si divarica rispetto all'Oriente, però sappiamo che c'è, e noi occidentali sappiamo di averne bisogno, ne subiamo il fascino. Non succede lo stesso. Già senza aver bisogno di scomodare il mondo islamico, nemmeno nel mondo greco medievale, nemmeno nel mondo bizantino succede lo stesso. I bizantini guardano agli occidentali con un certo divertito disprezzo. I bizantini sono più interessati all'Islam, senza dubbio, perché l'Islam è in gran parte figlio della loro cultura greca. L'Islam ha preso poco dal mondo latino, ma dal mondo greco ha preso moltissimo. Ha preso la filosofia, ha preso molte abitudini, perché l'Islam ha investito in pieno le grandi città bizantine. L'Islam è figlio di Bisanzio e della Persia, perché i conquistatori arabi che hanno sciamato dalla penisola arabica a metà del VII secolo hanno cominciato con l'appropriarsi di metà del mondo bizantino e col distruggere il mondo persiano, ma non l'hanno distrutto, l'hanno metabolizzato, l'hanno riorganizzato al punto tale che, come i musulmani amano dire, la cultura musulmana si regge su un tripode linguistico che è l'arabo, lingua di cultura, lingua sacra, lingua della teologia, lingua della legge, lingua della scienza, ma poi c'è la lingua della fantasia, la lingua della letteratura, la lingua della poesia, e questo è il persiano. E poi c'è la lingua militare, c'è la lingua della finanza, la lingua del commercio, la lingua dell'organizzazione istituzionale, e questa è prevalentemente, almeno prima no, ma almeno dal 300 è il turco. Quindi Boccaccio a quale lingua appartiene? Ecco, e allora negli ultimi 5 minuti parliamo di Boccaccio. Queste cose come si riflettono in Boccaccio? Noi, a questo punto, io non ve lo faccio e non ve l'avrei fatto nemmeno se vi avessi parlato di Boccaccio da quando ho cominciato adesso, non vi faccio l'elenco delle fonti orientali di Boccaccio, per la semplice ragione che è stato fatto, per la semplice ragione che è di pubblico dominio fra quelli che studiano il Boccaccio, per la semplice ragione che se voi prendete le ultime edizioni, quelle un pochino più aggiornate, del Boccaccio edito da Vittore Branca è morto, se non sbaglio, nel 2004, nel 2002 aveva chiuso, anche perché insomma arrivato a oltre, lui era del 13, a quasi 90 anni, aveva capito che insomma prima o poi gli sarebbe successo dover abbandonare questa valle di lacrime, e allora nel 2002 ha fatto una sua opera conclusiva e riassuntiva del suo lavoro di boccaccista. Voi sapete che Vittore Branca ha scoperto anche l'autografo del Boccaccio. È il solo autografo dell'opera conchiusa? Non lo sappiamo. Il Boccaccio, il Decameron, perché poi si dovrebbe parlare anche delle altre opere e di come l'Oriente entra nelle altre opere, e allora a proposito del Teseida, a proposito del Filocolo, per esempio, soprattutto a proposito di questi due grandi romanzi, il Teseida in prosa e il Teseida in poesia e il Filocolo in prosa, ci sarebbe da dire evidentemente moltissimo, anche perché nel Filocolo soprattutto c'è l'eco precisa dei romanzi alessandrini, alcuni dei quali, e questo è uno dei problemi, dei grandi problemi del Branca, alcuni dei quali, per esempio, per quanto ne sappiamo noi, dal greco non erano stati ancora tradotti. Boccaccio, come Petrarca, hanno fatto grandi sforzi per imparare un po' di greco, però
Boccaccio in questo ha una marcia in più rispetto a Petrarca, non perché sia leggermente posteriore. I termini irrisori del resto sono più o meno vissuti nello stesso tempo, ma per le sue frequentazioni, ecco, questo è il punto, l'orientalismo di Boccaccio come si esprime e da dove nasce. Adesso vi faccio la brevità in pochi minuti di quella che avrebbe dovuto essere la mia conferenza. Così i casi sono due: o mi linciate o mi invitate a tornare per la seconda parte, no? Allora, Boccaccio si trova in un momento molto particolare della nostra cultura. Si trova in un momento dove il commercio mediterraneo e la cultura occidentale nata da questo crociolo di sintesi culturale che è il Mediterraneo, è arrivata alla sua massima espressione. Perché dico la massima espressione? Perché nel corso del 300 c'è effettivamente un momento d'arresto. Momento d'arresto che è addirittura climatico, a quanto sembra. L'emisfero boreale ha cominciato a raffreddarsi e quindi sono arrivate malattie, epidemie che hanno culminato nelle grandi pesti. Noi ricordiamo soltanto la peste del 1348, che è quella la causa occasionale del Decameron. Il Decameron comincia proprio con questa descrizione: senza la peste del Decameron, senza la peste del 48 non ci sarebbe Decameron, in un certo senso. Però queste pesti, badate, continuano con un ciclo che arriva fino alla grande peste descritta poi da Manzoni. Dal 1347-48 fino al 1630 l'Europa è stata visitata continuamente da epidemie di peste. Peste, poi si discute se era veramente la peste della pasterella pestis o seppure era qualche altra cosa, ma insomma epidemie letali che evidentemente circolavano allo stato endemico e che ogni tanto avevano, come tutte le malattie endemiche croniche, un ritorno acuto. E tutto questo ha inciso sulla vita sociale, demografica, ha inciso anche sulla ripartizione della ricchezza, perché muore la gente lascia l'eredità oppure non la lascia e qualcuno se ne appropria. C'è stata una concentrazione della ricchezza, un impoverimento generale della ricchezza, nei rapporti di distribuzione della ricchezza. Quando poi abbiamo scoperto il nuovo mondo e siamo andati a rapinare tutto l'oro e l'argento che avevano ammassato nel nuovo mondo, come sapete la ricchezza è cresciuta, ma anche la concentrazione è cresciuta, e che vuol dire che l'impoverimento è cresciuto. Non c'è nulla di più povero in Europa della Spagna del 5-600, leggete romanzi picareschi, ma molti di voi l'hanno sempre senz'altro fatto, il mondo descritto da Cervantes. Eppure la Spagna del 500 è investita da un torrente d'oro e d'argento, che si traduce in suppellettili massicce nelle chiese, perché grazie a Dio decidono a un certo punto di non farlo più circolare per arrestare l'inflazione, e quindi lo si congela in grandi candelabri, in grandi tutte quelle cose che ci fanno restare a bocca aperta quando visitiamo le sacrestie spagnole. Ci fanno dire: ma questi erano pazzi, ma questi congelavano tutte queste ricchezze. Grazie a Dio le congelavano, perché a un certo punto si sono accorti che se avessero continuato a farle circolare sarebbe stato l'impoverimento generale dell'Europa. Magari ne avrebbero beneficato i polacchi, perché i polacchi non erano toccati da questo corrente d'oro, loro smerciavano pelle, carne affumicata, legname, miele, cioè roba che andava a ruba e alzavano i prezzi, e a loro gli sono arrivati gli effetti buoni, positivi dell'inflazione che ha rovinato la Spagna. Siamo agli inizi di questo momento, e sono inizi che si notano proprio in questo stupore di Giovanni Boccaccio, che qui mi limito al Decameron, guarda non solo alla grande ricchezza intellettuale dell'Oriente, da dove gli arrivava, lo diciamo fra un attimo, ma anche alla grande ricchezza materiale. Nota che rispetto al mondo occidentale il tono dell'Oriente è di maggiore ricchezza, è di maggiore opulenza, di un'opulenza che si traduce anche in qualche cosa
che noi sappiamo che non dipende solo dalla ricchezza, dipende anche da abitudini profonde, ma che Boccaccio associa immediatamente alla ricchezza, che è la miglior qualità della vita, il vivere meglio, quindi magari anche più a lungo, ma meglio, meno ammalati, perché per esempio si è più puliti. Il fascino dei bagni, qualcosa bisognerà pur che vi legga per non darvi l'impressione che vi ho preso in giro, no? Allora, ottava novella, ottava giornata, novella decima. Vi leggo il bellissimo suntino che Boccaccio fa, no? Una siciliana maestrevolmente toglie a un mercatante ciò che in Palermo ha portato. Palermo è già in qualche modo parte dell'Oriente. L'Oriente culturale non corrisponde all'Oriente geografico, quindi lo so anch'io che Palermo è piuttosto sud, eccetera. Però a Palermo ci sono stati lungamente gli arabi. Il quale, sembiante facendo d'esservi tornato con molta più mercatanzia che prima, da lei accattati i denari le lascia acqua e capecchio, cioè praticamente le rende pan per focaccia, come si direbbe noi moderni. È una storia di un amore, è la storia di un amore evidentemente accompagnato da piccole o grandi truffe reciproche, e a un certo punto si fa la descrizione di un bagno, e questo bagno è un bagno accompagnato, che si accompagna a un giardino, ed è una specie di paradiso terrestre praticamente, un giardino abitato. Leggiamolo. Tornatosene dunque la donna a casa, è fatta bene di sue robe e di suoi arnesi ornar la camera sua, siamo a Palermo, e fatto splendidamente far da cena, aspettò Salabaetto. Qui il narratore, sapete, i narratori di Boccaccio hanno sempre un loro statuto psicologico. Certe novelle raccontate da un certo narratore, il Boccaccio non le fa raccontare e come le avrebbe raccontate un altro. Certe novelle, per esempio, erotiche, questo lo sanno anche i ragazzini del liceo, le racconta sempre Dioneo. Se queste novelle fossero raccontate, per esempio, da Filostrato, acquisterebbero un'altra aria. L'argomento sarebbe lo stesso, le vicende sarebbero lo stesse, ma la forma, e questo lo possiamo dire perché abbiamo grazie a Vittore Branca e ad altri, perché abbiamo gli antigrafi, perché quindi sappiamo per esempio che Boccaccio ha avuto dei ripensamenti, abbiamo scoperto delle versioni parziali precedenti del Decameron, ci sono delle incertezze, anche Boccaccio ha fatto all'inizio l'errore che facciamo tutti noi, cioè ha pensato di scrivere una raccolta di novelle i cui protagonisti erano i protagonisti delle novelle, e quindi chi sono i protagonisti del Decameron? Ma sono, cioè, qualunque ragazzino del liceo vi risponde tranquillamente, ma sono, se l'ha letto o se ne ha letto una parte, ma sono Ser Ciappelletto, sono il Saladino, sono evidentemente Buffalmacco, Andreuccio da Perugia, naturalmente Griselda. No, i protagonisti veri sono i tre narratori e le sette narratrici, che non fanno da cornice, da tessuto colloidale, da eccipiente, come direbbero i farmacisti. Hanno ciascuno una loro storia che si legge attraverso le novelle, piccoli flash, se ne scoprono le manie, i tic, i gusti. Si scopre anche i loro rapporti personali, le loro amicizie, le loro simpatie, le loro antipatie, l'alleanza, il tessuto dell'alleanza continua fra Pampinea e Dioneo, per esempio, cioè tra la regina, che probabilmente è una giovane già vedova, però profondamente padrona di se stessa,
è una, sapete, sulle vedove c'è tutta una letteratura negativa, anche Boccaccio ha scritto qualcosa al riguardo, e Corbaccio. Qui c'è invece l'apologia della donna vedova che è padrona di sé, che si sa governare e che sa governare anche gli altri, e che naturalmente si allea con quello che gli antropologi chiamerebbero il trickster, il buffone, quello che si diverte a scompigliare l'ordine delle cose, Dioneo, il quale Dioneo, quando si dettano le leggi dei 10 narratori che in 10 novelle dovranno ricostruire il mondo, che di questo si tratta. Questi sono 10 naufraghi, molto spesso vedove o vedovi, anche se Boccaccio non lo dice, che hanno perduto la famiglia. Qualcuno di loro forse ha perduto anche gli averi, non si sa, non importa, non è essenziale, o forse importerebbe, ma lui ce lo fa scoprire poco a poco. E non hanno nulla, al di là della loro reciproca amicizia, di comune con gli altri. Boccaccio non parla che durante questi 10 giorni abbiano fatto amicizia, si siano magari innamorati reciprocamente, ce lo lascia intuire a noi, ma non ci parla di questo, veramente di questo grande romanzo che è il romanzo del loro rapporto. Però ce lo fa vedere attraverso le novelle, con un percorso che spesso è straordinariamente sinuoso. E quindi, se voi volete leggere sul serio bene il Decameron, dopo averlo letto novella dietro novella, giornata dietro giornata, prima giornata da 1 a 10, seconda giornata da 1 a 10, ricominciate da capo e leggete tutte le novelle raccontate da Filostrato, tutte le novelle raccontate da Dioneo, tutte le novelle raccontate da Neifile o Neifile, tutte le novelle raccontate da Pampinea. E allora l'opera vi si compare, vi si presenta con tutto un altro aspetto. E capite la costruzione personale, che è la linea verticale, che c'è proprio un lavoro da tessitore, la trama e l'ordito, la linea orizzontale che è fatta dalle novelle, dalla successione delle giornate, 10 giornate, 10 novelle, da 1 a 10, e poi la linea verticale che è fatta dal gioco dei 10 personaggi, che fin dalla prima novella, anzi dalla seconda, si danno delle norme. C'è un re che alla fine tirerà le somme della giornata e racconterà la sua novella, ma Dioneo non ci sta. E allora dice: no, ma io non ci sto, perché il re poi alla fine della giornata cede lo scettro a un altro re, e l'altro re comincia con un atto d'imperio dicendo: la prossima giornata, cioè domani o lunedì, perché venerdì il gioco si ferma, parleremo di, e dà un tema. Dioneo chiede il privilegio di Dioneo, che è quello di non parlare di quel tema, di parlare di quello che gli pare a lui. E ordinariamente scompina tutto il gioco, perché il gioco di Pampinea è quello della ricostruzione identitaria di un mondo che è andato a pezzi con la peste. E allora ci si riunisce e si cerca di riorganizzare questo mondo, di ritrovare una morale, di ritrovare un modo di vivere, e non a caso si parte da Sergio Appelletto, prima novella e la prima giornata, personaggio infame, il grado zero dell'umanità, tanto cattivo, tanto feroce, tanto irridente, tanto nemico di tutte le leggi umane e divine, che mente perfino in punto di morte, sapendo bene che andrà all'inferno. Non è un ateo, è un buon cristiano anche lui. Essere un buon cristiano non significa essere un cristiano buono, sono due cose diverse, e sa benissimo che va all'inferno, però deve prendere in giro il sacerdote e muore con una falsa confessione, gabbando tutta la cristianità che lo proclama santo. È il massimo dell'infamia, e si arriva al massimo della dedizione di sé a Griselda. C'è un percorso di redenzione, c'è una sorta di rifondazione cavalleresca del mondo, perché gli ideali che poi vengono portati avanti sono gli ideali di una cristianità, ma di una cristianità dove l'elemento laico non è una cristianità sacerdotale, anzi non a caso i sacerdoti sono trattati piuttosto male, è una cristianità dove si recupera appieno una dignità cavalleresca, mercantile e via discorrendo. Ecco, in tutto questo l'Oriente ha
il ruolo, e si vede in 4-5 novelle che ora vi enumero, avrei voluto addirittura leggervele, ma il ruolo dello specchio deformante per un verso e dello specchio, come dire, allettante per un altro. La siciliana seduce Salabaetto, e già Dioneo, questo è Dioneo, e infatti la novella è abbastanza così ardita, diciamo così, come ordito compositivo. È una storia d'amore piuttosto, come avrebbe detto mia nonna, piuttosto spinta. In questa storia d'amore piuttosto spinta, il protagonista è uno che, pur essendo un mercante occidentale, si chiama Salabaetto, nome piuttosto improbabile per un occidentale, e che infatti è fatto di una fusione, una onomastica araba ardita, inventata, di una fusione di Saladino e di Maometto, Salabaetto, no? E lui viene circuito da questa siciliana che in quanto tale è erede della grande cultura araba, il quale, come alquanto fu fatto oscuro, là se ne andò e lietamente ricevuto con gran festa e ben servito cenò. Poi, nella camera entratisene, sentì quivi meraviglioso odore di legno aloè e di uccelletti cipriani. Gli uccelletti cipriani erano delle saponette che si facevano soprattutto a Cipro e che avevano appunto erano ordinariamente foggiate a forma di uccelli, gli uccelletti di Cipro. Vide il letto ricchissimo e molte belle robe su per le stanghe. Questo è un uso comune, quello di appendere gli abiti alle stanghe, le quali non c'erano evidentemente armadi, le quali cose tutte insieme, ciascuna per sé, gli fecero stimare costei dovere essere una grande e ricca donna. Vi ricorderete che nella novella di Andreuccio da Perugia, la cortigiana napoletana, che è Monna Fiordaliso, anche lei viene dalla Sicilia, ha lo stesso apparato orientale, dove il legame ricchezza eros è molto pronunziato, dove c'è un elemento sensuale. Vi ricordate della pagina del mulino del Po di Bacchelli, dove si presenta questo personaggio, che è un personaggio che è praticamente un levantino, il raguseo, che è Ragusa nel senso di Dubrovnik, non Ragusa in Sicilia. Il raguseo, che è un contrabbandiere, un mascalzone, è tutto, eccetera, eccetera, però ha una casa e si entra nell'interno della casa. Goldoni ne ha descritte moltissime, nella Bottega del Caffè, per esempio. Si entra all'interno della casa e si ha un interno del tutto orientale, con i piccoli tavolini di rame su cui si serve il tè, eccetera. E il raguseo dice: in casa mia son tutto turco. Guardate che è un elemento profondo dell'Occidente e dell'apprezzamento dell'Occidente, il vivere in Occidente pubblicamente e all'orientale privatamente. È qualcosa che somiglia molto sul piano delle forme antropologiche alla proposta, che era sotto forma di ordine, che l'imperatore del Giappone fa ai suoi giapponesi all'inizio dell'età Meiji: rimanete quello che siete, quando nessuno vi vede, in casa vostra, eccetera, fuori cambiate, perché bisogna cambiare, perché bisogna stare al passo coi tempi, e i tempi camminano come vuole l'Occidente. C'è anche l'inverso, Yukio Mishima, per esempio. Yukio Mishima, voi sapete, grande romanziere giapponese, lui fa l'inverso. Lui a un certo punto ha fondato anche un partito, no? Partito di estrema destra nazionalista, dove pretende che il Giappone torni alle sue origini, riacquisti, riprenda il suo modo di vivere giapponese, anche se poi stranamente il suo partito aveva delle uniformi e le uniformi erano di tipo occidentale, ma lì dipende dal fatto che il partito di Mishima aveva un modello che era il Partito Nazionalsocialista Tedesco, insomma, quindi le uniformi dipendevano da quello. Mishima però, in una bellissima intervista fatta pochi giorni prima del suicidio, dice: io quando sono in casa mia, io non posso fare a meno di sentirmi
secondo la mia cultura, che è una cultura di un giapponese che è stato allevato in un modo profondamente vicino all'Occidente. Io debbo circondarmi, per esempio, dei miei bei mobili portoghesi. E i mobili portoghesi nel mondo occidentale, nel mondo giapponese, come nel mondo cinese, come nel sud-est asiatico, hanno un significato particolare, perché per loro il primo contatto con l'Occidente è stato il Portogallo. L'Occidente di sogno per un giapponese o per un cinese o per un uomo di Hong Kong o per uno di Macao è il Portogallo, ancora prima dell'America. Quindi vedete che queste forme un pochino si traducono in una sorta di ribaltamento nel mondo, che naturalmente è globalizzato e nel quale ognuno può scegliere le forme che vuole. Poi ancora, le quali cose tutte insieme, ciascuna per sé, gli facevano stimare costei essere una grande e ricca donna. E quantunque in contrario avesse della vita di lei udito buscinare, parlar male, per cosa del mondo non voleva credere, e seppure alquanto ne credeva lei già alcuno aver beffato, per cosa del mondo non poteva credere questo dovere a lui intervenire. C'è un racconto simile, a modo suo, apparentemente molto diverso nel Decameron, che è la leggenda, non vi sto a leggere perché, che è la leggenda, la novella che conoscete tutti, del povero Ferondo che viene preso da un sacerdote, anzi da un abate, e il quale ha un rapporto adulterino con la moglie, viene messo in una specie di cantina, viene nutrito e viene anche bastonato, gliene fanno un po' di tutti i colori, perché gli fanno credere di essere morto e di essere in purgatorio. Ora, l'elemento orientale qui è dato semplicemente dal fatto che c'è la prima attestazione dell'hashish. Hashish non fumato, ma inghiottito, sotto forma di bevanda. Perché Boccaccio dice che Ferondo viene attirato dall'abate che gli fa bere una cosa che aveva, era un'erba disciolta, e quest'erba gli veniva dal veglio della montagna. Ora, il veglio della montagna è la traduzione in termini occidentali di una leggenda che corrisponde in parte a verità. Era il cosiddetto Sheikh al-Jabal, che era il capo della setta dei Fidain, una setta ismailitica, cioè sciito. Gli sciiti, come sapete, sono essenzialmente sciiti, i persiani, gli iraniani. Però gli iraniani, gli sciiti, aspettano il ritorno dell'ultimo imam, dell'ultima guida spirituale dell'Islam, che ordinariamente è l'ultimo di una sequenza di 12 imam che sono cominciati da Ali, il cugino e genero di Muhammad. Ecco, gli sciiti però hanno un ramo eretico che di imam ne riconosce solo 7, sostiene che gli altri 5 sono spuri. Da allora si definisce lo sciismo, diviso in due famiglie, lo sciismo settimimano, che è lo sciismo eretico, e lo sciismo duodecimimano, che è quello maggioritario, quello iraniano per intendersi. Lo sciismo settimimano, che mia figlia piccola, quando mi sentiva studiare queste cose, si ostinava a definire sette nano, ma sbagliava, perché per un riflesso infantile, lo sciismo settimimano è quello che oggi è guidato dai discendenti dell'Aga Khan. Quindi ci sono degli sciiti settimimani un pochino fra il Pakistan e l'Afghanistan, nella vallata dell'Oumsa, un po' in qualche zona dell'Africa e poco più, sono piuttosto pochi. Il loro capo, come sapete, fa una vita particolare che però si ricorda sempre dei suoi sudditi. Infatti nella vallata dell'Oumsa tutti gli ospedali, tutte le scuole, tutte le strade sono tutte fatte con il denaro dell'Aga Khan. Questo personaggio è l'ultimo e piuttosto così innocuo, pittoresco, discendente di un personaggio terribile che ha
terrorizzato tutto l'Oriente, anche un po' l'Occidente, fra XI e XII secolo, famoso perché prendeva, faceva rapire dei giovani, li faceva ubriacare con una sostanza evidentemente stupefacente, li faceva entrare in un luogo su una montagna pieno, ne abbiamo trovati alcuni, fra la Siria e l'Iran, di questi monasteri fortezzi, pieno d'ogni delizia, donne bellissime, animali, fiori, frutta, eccetera, e poi li rimandava, dopo averli fatto bere di nuovo questa bevanda, li rimandava nella terra comune, convinti di essere stati in paradiso, con un pugnale e il nome dell'uomo da uccidere per servire allo Shaykh al-Jabal, al signore della montagna. È una leggenda, però una leggenda che ha un fondamento in una setta reale, che è la setta degli Ismailiti, che fra loro si chiamano Fidain, disposti al martirio, disposti alla morte, e che noi conosciamo nella nostra cultura occidentale come la setta degli assassini. In Boccaccio c'è un eco molto divertente nella novella di Ferondo, che non vi sto a cercare perché cercherò, state tranquilli, di smettere di parlare, nella novella di Ferondo a due livelli, perché l'abate, per catturare Ferondo, gli dà a bere questa cosa, lui dorme e lo portano in questa sorta di cantina, poi a un certo punto gliela ridanno da bere, lui dorme e lo riportano fuori. E lui è convinto di essere stato in purgatorio, anzi addirittura all'inferno, e di essere tornato indietro per le preghiere dell'abate. L'elemento leggendario orientale è nella conoscenza della leggenda del veglio della montagna, che fra XI e XIII secolo e anche XIV era molto diffusa in tutto l'Occidente, e poi nella conoscenza anche degli usi relativi a certe sostanze stupefacenti. E qui si parla della cannabis indica, senza nessun dubbio. Ovviamente vi sono poi novelle in cui le leggende orientali hanno un peso ancora maggiore. Mi limito, per mancanza di tempo, colpa mia, insomma, se il tempo è mancato, a enumerarvele. Le due leggende del Saladino. Ecco, in questo percorso che io ho cercato di tracciare molto rapidamente, all'interno di un discorso lungo, del percorso ascensionale, percorso catartico del Decameron, del racconto del Decameron, dove nella prima giornata si parla dei vizi scatenati, nell'ultima giornata si parla delle grandi virtù, nel mezzo si parla di infinite cose che però hanno una loro tassonomia, direi dal basso all'alto nel senso morale, con due momenti di sosta, la seconda giornata, quando tutti possono parlare di quello che vogliono, e la nona giornata, quando di nuovo tutti possono parlare di quello che vogliono, e allora ciascuno dà sfogo al proprio io profondo, racconta la novella che più gli somiglia, e nella seconda giornata, quando i vizi e la paura sono ancora vivi, si racconta il proprio inferno interiore. Nella nona giornata, quando la catarsi ha progredito, si racconta invece la propria vicinanza, se non alla perfezione, perlomeno alla serenità. Fino alla decima, quando si fa l'apologia delle grandi virtù. E l'apologia delle grandi virtù finisce proprio, prima di Griselda, con un grande protagonista del mondo orientale, col Saladino. Ma col Saladino nella prima giornata era cominciata anche la nomenclatura dei vizi, cioè il Saladino della novella di Melchizedek è un ingannatore, è la novella famosa delle Frianella, che poi è diventata una novella fondamentale nella cultura occidentale, perché è la novella che dà inizio al principio della tolleranza, è la novella sulla base della quale Gottlob Ephraim Lessing ha costruito il Nathan der Weise, quindi la storia dell'uomo che morendo lascia tre anelli ai tre figli, perché ha un solo anello prezioso e ciascuno dei figli lo vorrebbe.
E allora ne fa costruire da un artigiano, da un orafo abilissimo, due copie perfette. Chiama separatamente i tre figli in punto di morte, gli consegna l'anello. E a tutti e tre fa lo stesso discorso. Attenzione, io ho fatto fare due anelli perfettamente uguali, ma è a te che confido quello più prezioso. Gli altri sono pregiati, ma non prezioso come il tuo. Quindi attenzione. Col risultato che i tre figli poi si chiedono, ma veramente l'avranno data a me? E l'esito di tutto questo è tenere il proprio anello come se fosse quello autentico, ma rispettare anche l'anello degli altri due fratelli, perché ciascuno di loro due potrebbe a loro volta essere autentico. E chi ha l'anello autentico lo sa solo il padre. E questo è un perfetto apologo d'origine ebraica, poi accettato attraverso l'Islam, dei rapporti tra le tre religioni abramitiche. Naturalmente Gottlob Lessing nel Nathan der Weise fa il racconto teatrale della tolleranza. E allora si può parlare di questa virtù della tolleranza, che è forse la più occidentale delle virtù, ma che a sua volta ha quest'origine di tipo orientale. Ecco, nella novella dell'ebreo Melchizedek, che è quello appunto che narra la novella al Saladino, perché il Saladino convoca l'ebreo perché lo vuol far uccidere, gli vuol rubare le sue ricchezze, e gli chiede: senti una cosa, ma qual è delle tre fedi sorelle quella vera? Per cui, se tu mi dici che è quella cristiana, io ti faccio uccidere, perché oltretutto sei anche un traditore della tua fede. Se tu mi dici che è quella musulmana, ti faccio uccidere, perché tu, sapendo che la fede musulmana era la migliore, non ti sei convertito. Se tu mi dici che è quella ebraica, io mi sento offeso e ti faccio uccidere. Melchizedek capisce il trucco e racconta al Saladino la leggenda delle tre anella, e Saladino, che corrisponde nonostante tutto al modello del Rex Iustus, ammette che Melchizedek l'ha praticamente messo nel sacco con questa novella. Il Saladino della decima giornata è irriconoscibile, è un grandissimo signore, perfettamente onesto e leale, che travestito gira in Occidente, viene accolto a Pavia da questo Messer Torello, che lo riempie di ogni cortesia pur sapendo che è un infedele. Dopodiché Torello va alla crociata e viene catturato dal Saladino, e il Saladino lo riconosce, lo riempie di ricchezze. Poi, e questo è un elemento in cui rientra l'idea dell'Oriente vagheggiato, ma in cui c'è sempre un elemento negativo, un elemento cupo, oscuro, in agguato. Saladino prende un letto, l'origine di tutto questo sono le mille e una notte, che non si conoscevano come ciclo di novelle. È il ciclo di novelle, così come lo leggiamo noi, l'ha organizzato Antoine Galland nel 600 a Costantinopoli, ed è un ciclo di novelle costruito da uno che aveva letto Perrault, evidentemente. Però le singole novelle circolavano, ce n'è una per esempio famosa, il Khalil ad-Dimma, che Boccaccio sicuramente conosceva, ma è probabile, Branca dice di essere sicuro, io non sono così sicuro come lui, ma lui ne sa di più, probabile che Boccaccio conoscesse almeno le più famose, la lampada d'Aladino, Sinbad il marinaio quasi sicuramente, perché la novella di Alatiel con la fortuna di mare, o la novella di Alessandro Landolfo Rufolo, che è quello della Villa Rufolo, dove vedete come qualche volta tutto si tiene. La Villa Rufolo l'ha vista Wagner, se ne è innamorato e si è ispirato al giardino della Villa Rufolo per costruire nel Parsifal l'immagine del giardino orientale del mago Klingsor. Quindi l'orientalismo è una realtà
ramificata ma al suo interno contraddittoria, ma al suo interno molto compatta. Questo Saladino è un Saladino perfettamente giusto, ma deve rimandare Torello in Occidente, sano e salvo. Lo manda, lo fa stendere su un ricchissimo letto, questo letto poi per magia si alza e torna a Pavia, e Messer Torello ha dormito per tutta la traversata e quando si risveglia si trova nella chiesa di San Michele in Ciel d'Oro a Pavia. C'è una bella c'è un bel cassone nuziale del 400 fiorentino, mi pare che sia custodito oggi a Villa Itatti, nella residenza di Bernard Berenson vicino a Firenze, dove si racconta in vari quadri questa novella. Mi dispiace non avere le diapositive, se volete fare un secondo round in cui vi giuro vi parlerò solo di Boccaccio e l'Oriente, ve le faccio vedere, e si vede chiaramente com'è che il letto si solleva dal suolo e arriva a Pavia, perché è sostenuto da demoni. Saladino è in realtà un grande mago, e questo elemento oscuro, questo elemento cupo, sia pure rivolto in termini fantasiosi, è un mago che opera della sua magia a fin di bene, ma sempre attraverso la sua capacità di controllare i demoni. Badate, di per sé la capacità di controllare i demoni non è demoniaca, molti santi compartecipano di questa caratteristica. Salomone dominava i demoni, dominava i jinn, secondo la tradizione ebraica, quindi non c'è una condanna sicura, però c'è l'avvertimento che nel quadro di quello che gli occidentali immaginano come caratteristica del mondo orientale c'è questo elemento della magia che non è tenuto a bada dal dogma cristiano che la impedisce, ma che nel mondo orientale circola invece con una maggior libertà, nonostante anche l'Islam, come l'ebraismo, la proibiscano, eccetera, ma nella esperienza occidentale, che è un'esperienza dove il mondo musulmano non viene, le conoscenze del mondo musulmano non vengono tanto dall'Oriente, attenzione, anche se l'Oriente è stato molto investito attraverso le crociate, ma vengono soprattutto dalla Spagna. E la cultura araba è arrivata in Occidente soprattutto attraverso la Spagna e il centro di Toledo, cultura scientifica e cultura magica costituiscono un tutto unitario. Il mondo cristiano sa di essere stato costretto dalla Chiesa a dividere quel che è filosofico e quel che è teologico da quel che è magico, cioè a uscire dalla idea che l'uomo possa dominare la natura totalmente, perché questa è la magia, non è tanto la sapienza quanto è la potenza. Il Paternoster recita la frase a un certo punto, fiat voluntas tua, che è la frase più antimagica che sia più immaginabile. Il mago non dice fiat voluntas tua, ma dice fiat voluntas mea, e questa è la radice di superbia che, associata alla sapienza, rende la magia una cosa demoniaca. Campanella, e prima di Campanella Raimondo Lullo, Pietro D'Abano, eccetera, hanno sostenuto che esiste anche una magia naturalis, una magia che si mette in moto con la perfetta conoscenza delle cose naturali. Però questa perfetta conoscenza non si raggiunge mai, perché la perfetta conoscenza non ce l'ha nemmeno il diavolo, ce l'ha soltanto il Dio. E allora si torna, e concludo con questa osservazione teologica, a una delle grandi differenze tra il mondo cristiano e il mondo musulmano, con l'avvertenza, attenzione, che l'Oriente di Boccaccio, come l'Oriente in assoluto, non è soltanto quello musulmano. Certamente la maggior parte delle novelle sono ispirate soprattutto alla conoscenza della novellistica diretta o indiretta. Sapete, Boccaccio, a differenza di Petrarca, è stato a lungo a Napoli.
Napoli era veramente un crocevia di queste cose, dove si potevano conoscere queste cose, poi il rapporto con i monaci calabresi, eccetera. Il suo tentativo di studiare il greco è importante, che abbia studiato anche l'ebraico e l'arabo non pare, però qualche cosa doveva in fondo sapere, e allora lì si è in forte contatto col mondo musulmano e anche col mondo ebraico. Quando c'è l'Islam c'è sempre anche l'ebraismo in qualche modo, e viceversa. Non si è in contatto, se non in diretto, con altre culture, ma Boccaccio dimostra di conoscere bene, per esempio, il Panchatantra. Il Panchatantra è una raccolta indiana di novelle di tipo che vengono dalla cultura indiano-buddista. Le conosce certamente attraverso tradizioni probabilmente orali, però dimostra di conoscerle. Non bisogna dimenticare, anzi è fondamentale non dimenticarlo, che prima di Boccaccio c'è stata tutta una linea di novellieri che hanno assunto materiale dall'Oriente. L'esempio massimo è la disciplina clericalis di Pietro Alfonsi. Qui si sarebbe dovuto aprire, non tranquillizzatevi, non l'apro, un lungo excursus su quella che è stata l'importanza della cultura spagnola arrivata in Occidente già dal X-XI secolo, e di come la cultura spagnola abbia trovato, e questo nessuno se lo aspetterebbe, ma è così, un canale privilegiato che l'ha portata in Inghilterra, per esempio. Pietro Alfonsi è un medico di corte del re Alfonso VI, che a un certo punto, che è un ebreo convertito che conosce l'arabo, che a un certo punto il re Alfonso VI regala al re d'Inghilterra, con la funzione proprio di aiutare il re d'Inghilterra a stabilire un tipo di cultura nuova nel suo paese. E Pietro Alfonso ci ha lasciato una bellissima raccolta di novelle in latino, che hanno anche una versione castigliana, che è la disciplina clericalis, e Boccaccio la conosce, perché la disciplina clericalis era uno dei libri che per esempio anche i predicatori medievali conoscevano, che tutti conoscevano. Quindi in questa cultura occidentale medievale l'Oriente è profondamente presente, c'è la presenza addirittura della storia del Buddha, rappresentata da una racconto agiografico passato attraverso il mondo bizantino, che è la leggenda di Barlaam Josaphat, che è la leggenda del Buddha, la leggenda del risveglio. Il giovane principe fugge dalla casa paterna, si incontra col dolore e poi alla fine si incontra con la rivelazione, che si ottiene attraverso la ricerca della conoscenza, che è come l'apertura di un occhio supplementare che ci fa vedere la realtà del mondo. Anche questo è citato nel Boccaccio indirettamente. Ora, quindi, concludendo, lo giuro, sul serio, tutto questo problema delle fonti del Boccaccio è stato profondamente arato. I filologi dell'Ottocento, grandi filologi, che io non so come facessero, D'Ancona e via discorrendo, hanno fatto Gaston Paris in Francia, eccetera, hanno fatto un lavoro straordinario di ricerca delle fonti. Lavoro che ancora oggi, con tutti i computer della Terra, ci si chiede come abbiano fatto. Però, il però c'è. Evidentemente il problema non si esaurisce nella ricerca, diciamo così, deterministica delle fonti, dei contenuti delle singole novelle, perché quello che forse la nostra cultura, che ormai guarda queste cose con un occhio che per certi versi è storico, per un altro è filologico, ma per un altro è anche antropologico, non si accontenta di sapere che un certo tema, un certo topos narrativo arriva da quella certa novella che dalla Cina attraverso l'India è arrivata agli arabi e poi agli ebrei e poi è passata in Occidente. Queste sono cose fondamentali, ma se voi, ripeto, prendete il Decameron dell'Einaudi o quello dei Mondadori, che è lo stesso perché c'è un accordo, con le note di Vittore Branca nelle ultime edizioni, quelle successive al 91, non vi fate appiccicare
appiccicare i precedenti, voi tutte queste notizie le trovate perfettamente, perfettamente presentate. Mi sarà sfuggito qualcosa, ma il quadro generale delle nostre conoscenze è quello. Quello che ancora si può continuare a studiare è le forme secondo le quali questo patrimonio orientale, soprattutto ma non esclusivamente ebraico musulmano, le forme secondo le quali questo patrimonio è stato elaborato e poi presentato, il grado di coscienza con cui gli utenti, quindi il problema è sempre quello vecchio della filologia di Auerbach, ci sono gli autori ma c'è anche il pubblico, un testo è un testo nella sua unicità, a parte il fatto che il testo ha la sua storia interna, quindi tanto unico non è nemmeno lui. Però il testo corrisponde all'opera. E l'opera che cos'è? L'opera è il risultato della collaborazione fra l'autore e il pubblico. Ciascun componente del pubblico rilegge il testo presentatogli e costruisce un'opera che è sempre diversa a seconda del tipo di cultura con cui l'opera viene accolta. Quindi non basta la cultura che viene trasmessa. La cultura che viene trasmessa non è qualche cosa di puramente attivo, perché il pubblico che la riceve non è qualcosa di puramente passivo. Fate leggere la stessa novella d'origine orientale a uno che è convinto che l'Oriente e l'Occidente sono in realtà due aspetti di una cultura globale più profonda, e fatela leggere a uno xenofobo intelligente che sia convinto della sua xenofobia, e la novella diventa un'altra cosa, insomma. In fondo, ecco, l'idea di Malaparte, che una stessa cosa, uno stesso romanzo, se lo legge, che so io, Guglielmo Marconi, acquista un significato, e che se lo legge uno scienziato sovietico ne acquista un'altra, era un'idea che corrispondeva in realtà alla nostra intima struttura culturale. Questa è la ragione ultima per cui, insomma, io sono stato particolarmente interessato e continuo a esserlo allo studio di questa, alla messa a punto di questi elementi che fanno di Boccaccio, credo, effettivamente uno dei padri di quella cosa che noi conosciamo, che parte dal 600, dal nostro barocco, e arriva fino ad Amin Maalouf, eccetera, che è quella cosa che noi chiamiamo l'orientalismo. Grazie. Bene, ringraziamo. Non abbiamo cominciato alle 4:30. Ringraziamo il professor Cardini per questa lezione enciclopedica che ci ha proposto un'infinità di spunti. E do appuntamento al prossimo incontro per metà di marzo. Luigi Sasso, Boccaccio, interprete di Dante. Grazie a tutti, buonasera, e al professor Cardini. Grazie a voi. Ancora grazie, questo ricordo. Hai bisogno di chiavi, eh?